Il terzo Parlamento, beh, da oggi incomincia una rubrica molto importante che parla di attività produttive, imprenditoria. E qui abbiamo un giovane importante imprenditore con due fattori fondamentali. Uno è il fondatore, presidente della Tata, ecco, il famoso brand che, insomma, vedete le vie più importanti delle città d'Italia. Con un'offerta ovviamente importantissima per quanto riguarda non solo il mondo della scarpa in generale, ma anche degli accessori e tanto altro, ce ne racconterà. Però ovviamente c'è anche il secondo aspetto, un nome e cognome molto importante, insomma, Giuseppe Tatarella, e quindi che saluto cordialmente. Come va, dottor Tatarella? Tutto bene? Salve, tutto bene? Mio piacere di essere È un gran piacere averla qui nel qui. terzo Parlamento. Ora, incominciamo subito, entriamo subito nel tema. L'imprenditoria, non si possono dimenticare questi 3 anni di Covid, di lockdown, di grandi sacrifici. Ecco, che cosa ci può dire? Insomma, che cosa è accaduto? Ecco, per voi, grandi imprenditori, ecco. Cominciamo con questa sintesi e poi continuiamo ovviamente con tanti altri temi che affronteremo. Prego, dottore. Salve, niente, il 2020 e il 2021 sicuramente sono stati anni terribili per il commercio, per l'economia mondiale, diciamo soprattutto per quanto riguarda il comparto tessile, il comparto della moda. È evidente che diciamo, il nostro settore ha subito notevolmente l'impatto negativo, soprattutto il negozio fisico, quindi tutti si sono chiusi in casa e quindi noi operiamo soprattutto nei centri storici e nei centri commerciali e l'impatto è stato tremendo. Dobbiamo ricordare due momenti di lockdown, uno successivo all'altro, quando pensavamo fosse tutto finito nel 2021 e siamo ripartiti con gli investimenti, con le importazioni, con le collezioni, con lo sviluppo delle linee, poi ci siamo ritrovati nuovamente nella stessa identica difficoltà. 2 anni cruenti, 2 anni complessi. Purtroppo, diciamo, lo Stato non c'è stato molto, molto vicino in quel periodo. Abbiamo dovuto, diciamo, sfruttare al massimo le nostre risorse interne, le nostre sinergie con i fornitori, però, comunque i nostri bilanci ne hanno ahimè risentito notevolmente. Diciamo che il 2022 era l'anno fondamentale della ripartenza, eravamo pronti. E comunque abbiamo avuto la sorpresa dell'impatto conseguenza della guerra, della situazione Russia-Ucraina e quindi l'impatto negativo energetico e di tutti i costi accessori che sono lievitati dai trasporti ai costi di noli e quindi in buona sostanza sono 3 anni che sopportiamo una crisi, diciamo, notevole in termini di euforia di mercato, se la possiamo definire in questa maniera. Diciamo che dal 2020 è cambiato qualcosa, è cambiato l'entusiasmo, è cambiato il modo di fare shopping. Non dimentichiamo anche diciamo l'avvento dell'e-commerce che ha comunque fortemente condizionato gli acquisti nei negozi fisici. Noi prevalentemente il nostro business è all'interno, come ho detto prima, di centri commerciali e all'interno dei centri storici, quindi il 90% del nostro business è nel negozio fisico. Quindi, come le dicevo, è molto importante in questo momento, noi siamo grandi tifosi del governo attuale, del governo Meloni, perché finalmente sentiamo parlare delle imprese,
sentiamo mettere al primo posto l'impresa. Riteniamo che sostenere dopo 3 anni, perché sono 3 anni difficili, le imprese possa dare un notevole contributo all'occupazione, al mantenimento dei posti di lavoro e soprattutto alla ripartenza, alla ripresa, allo sviluppo. Quindi pensare alle aziende, come appunto sta facendo questo governo, è fondamentale. Siamo stati troppo tempo lasciati in disparte, anche il sistema finanziario italiano è debole, non è affatto competitivo rispetto a quello europeo e mondiale. In questo momento storico vediamo lo sviluppo esclusivamente in Italia di aziende estere, Primark per nominarne una, ma la Lidl, tutte aziende comunque europee, ma in questo momento l'Italia subisce uno sviluppo estero, quasi ci saccheggiano giorno dopo giorno gli spazi all'interno dei mall o le principali strade, perché ritengo che le aziende italiane in questo momento non hanno, diciamo, appieno un sistema finanziario che le aiuti in questa ripartenza, in questo sviluppo. Il 2023, il 2024 potranno essere anni importanti, potranno essere gli anni della ripresa, ma è fondamentale fare una sinergia Italia, possiamo chiamarla Italia, delle imprese, del sistema paese, per contribuire tutti a questo rilancio. Ecco, dottor Mattarella, c'è, dobbiamo dire, un grosso attacco anche dall'estero, dall'Europa, insomma, tutte, diciamo, le tipicità italiane spesso vengono attaccate. Ad esempio, adesso c'è un attacco dagli Stati Uniti, dicono che loro sono i fondatori del parmigiano, addirittura, della grana padana, insomma, roba veramente un po' comica. E questo governo, insomma, si è preoccupato di creare addirittura un ministero con un brand chiaro, Made in Italy, quindi la difesa del Made in Italy. Secondo lei è la giusta strada questa, dottore? Assolutamente sì. Noi poi italiani, voglio dire, vantiamo tanti miti, tanti successi, tanto è stato creato in Italia, cioè la moda, così come la gastronomia, senza ombra di dubbio. Noi dobbiamo tutelare assolutamente lo stile italiano, il modo di vivere italiano. Siamo riconosciuti come il bel paese, tutti vengono in Italia. Tutto il mondo viene in Italia ma per fare le vacanze. Noi vorremmo dire a questa gente che potremmo essere dei validi partner per fare sviluppo, per fare impresa, non solo per fare le vacanze o per venire a passare, a riposarsi, a mangiare bene in sostanza. Per quanto riguarda, ecco, noi siamo molto collegati ovviamente al mondo della politica, romano, europeo e via. E mi interessava molto averla proprio come punto di riferimento per un po' avere diciamo, un dialogo anche con la politica per proposte, insomma, ma chiaramente come imprenditore e quindi diciamo, diventando quasi un portavoce, ecco, dell'imprenditoria nazionale, insomma, che cosa sentirebbe di chiedere al governo in carica, al governo Meloni? Da imprenditore parlo ovviamente, Tatarella. Ma sicuramente sostenere le aziende nelle assunzioni, quindi sgravi fiscali rispetto alle assunzioni. Si parla sempre di credito d'imposta, no? Noi, dare la possibilità a noi imprenditori di aumentare gli organici avendo un impatto molto più moderato, perché la tassazione in Italia la conosciamo bene. Quindi purtroppo i conti economici dei nostri negozi spesso subiscono il costo del team, della gestione. A volte siamo stati costretti a chiudere dei punti vendita, delle unità, proprio per il costo del lavoro, perché rispetto ai ricavi la somma dei costi. Quindi, in buona sostanza, agevolare le assunzioni e soprattutto un sostegno sulle locazioni. In questi 3 anni, purtroppo è stato fatto pochissimo. Noi abbiamo avuto periodi, diciamo, di chiusure, i due lockdown in quei 2 anni, ormai nessuno parla più del Covid, però i danni che abbiamo avuto, le ferite e le cicatrici, ci sono tuttora e ci vorrà del tempo per superarle.
Così come appunto il governo proprio in questi giorni sta sostenendo le famiglie, le imprese, i costi energetici. Noi abbiamo avuto nel 2022 il raddoppio dei costi delle bollette dell'energia, ma anche dei trasporti, anche dei noli. I noli sono triplicati. Quindi sostenere le aziende affinché le aziende possano continuare a vivere e anche a sviluppare laddove ci fosse la possibilità, perché in questo momento subiamo la concorrenza estera, che anche in termini finanziari, cioè aiutare come in parte fa con le garanzie SACE, con le garanzie che mettono a disposizione, ma a volte la burocrazia è complessa perché lo Stato si garantisce per mezzo di garanzie Mediocredito piuttosto che SACE, ce ne sono diverse, però la burocrazia è talmente complessa e le istruttorie bancarie alla fine impiegano tantissimo tempo per diciamo, sostenere le imprese. Non ne parliamo adesso, poi i tassi sono schizzati, siamo tornati al 5% e quindi tutto questo comunque in gestioni complesse. È tanta roba che comunque di sicuro non aiuta in questo momento una ripartenza, diciamo, e lo sviluppo appunto dei punti vendita e delle assunzioni, no? Ecco, dottor Tatarella, ma diciamo anche, lei ha battuto su un punto molto importante, guerra dell'Ucraina, prezzi che sono triplicati, possiamo dire, ma gli stipendi alla fine dei conti rimangono sempre gli stessi, quindi l'inflazione va, i tassi aumentano, ma gli stipendi sono gli stessi. Ma per voi imprenditori, che poi alla fine dei conti il vostro, diciamo, consumatore è spesso anche, diciamo, chi ha uno stipendio, diciamo, da dirigente, da dipendente, tradizionale, d'altro. Insomma, ma come si supera questo impasse? Insomma, ci dovrebbe essere un adeguamento anche per quanto riguarda. È ovvio che, però, diciamo, l'ho anche detto prima, il problema è che il personale, per quanto ci riguarda, è un grossissimo costo, è un grossissimo problema. Quindi lo Stato si dovrebbe far carico praticamente di questa problematica, perché insomma non ci può essere un aumento della vita così drastico per poi non sostenere le imprese o anche i grandi enti con degli stipendi adeguati dei propri dipendenti. Cosa ne pensa? Si ha la sensazione che c'è un cane che si morde la coda, insomma, ecco. Sì, ma sicuramente, cioè, me ne rendo conto, tanto è vero che il potere di acquisto è sempre più, diciamo, ridotto da parte di tutti, non a caso per quello che abbiamo detto, per il costo della vita, e di conseguenza vendiamo sempre meno. Come ho detto prima, lo Stato dovrebbe aiutare le imprese italiane, a competere con i grandi nomi, diciamo, europei piuttosto che mondiali del commercio per quello che riguarda diciamo, la nostra azienda. Sicuramente dare la possibilità anche di aumentare lo stipendio per effetto di una parte anche del TFR che potremmo comunque riversare direttamente in busta paga, potrebbe essere, diciamo, già un'opportunità. Sicuramente, come vi ho detto prima, anche lo sgravio fiscale, cioè è evidente che nel momento in cui le nuove assunzioni avessero comunque una riduzione di tasse, si potrebbe incentivare, diciamo, la busta paga. In riferimento al rapporto di competizione, di concorrenza con i grandi, diciamo, gli Amazon, queste grandi multinazionali,
che alla fin dei conti hanno delle tassazioni tutte particolari. Ecco, non crede che ci deve essere lì l'intervento della serie e loro dovrebbero essere super tassati, a differenza di chi ha il coraggio di investire in locali, in centri storici, in ipermercati, assumendo personale del territorio, del posto e via. Non pensa che ci sia una grossa contraddizione e una concorrenza tutto sommato sleale? Sicuramente sono d'accordo, è un tema, diciamo, evidente da diversi anni, anche, diciamo, i precedenti governi ne hanno parlato, si è sempre parlato di una tassa, per l'e-commerce. Effettivamente, poi queste grosse aziende che non hanno sviluppano un business in Italia, ma non hanno la loro sede in Italia e quindi sicuramente non pagano le tasse che dovrebbero comunque pagare. Sì, certo, assumere dovrebbe dare alle aziende la possibilità di usufruire di incentivi, perché oggi la tendenza è quella, e-commerce. Dal 2017-18 la tendenza nel nostro settore è trasferire tutto all'e-commerce, ridurre il personale, ridurre i punti vendita e investire tutto in software, in tecnologia. Però noi che veniamo comunque da tre generazioni e da un commercio tradizionale, non siamo sinceramente amanti di questo tipo di business, molto americano, tra virgolette. Siamo amanti del contatto, della relazione. Ci piacerebbe continuare a vendere le scarpe consigliando i nostri clienti, avendo quella relazione storica. Noi, soprattutto gente del Sud Italia, abbiamo l'abitudine di passeggiare nel centro storico piuttosto che nei centri commerciali. È un momento di svago, è un momento sociale, è un momento piacevole. Quindi riteniamo assolutamente sì, corretto tassare soprattutto le aziende che portano gli utili all'estero, ma tassarli notevolmente, perché comunque, diciamo, la Sì, novità. è proprio questo, tassarli notevolmente. Io penso che sia il tema sia questo, notevolmente, perché Notevolmente, diciamo, qua comprare. queste risorse potrebbero essere utilizzate, impiegate per chi assume. Cioè, se io azienda ho 500 dipendenti, devo avere un contributo, un aiuto dallo Stato, non può prescindere il numero dei dipendenti che assumo, cioè nel bene del paese. E del bene dello Stato, perché alla fine dei conti pagate contributi, pagate tanto, diciamo come tasse, quindi di conseguenza è una ruota, e questo è il punto. Mentre gli utili di queste grandi, ripeto, aziende del digitale ed altro finiscono in Olanda, negli Stati Uniti, in Lussemburgo, e quindi diciamo, è questa proprio la, diciamo, la parte, ecco, dove dovremmo veramente aiutare la politica a cambiare passo. Ora, il terzo Parlamento vuole sapere. Ecco, proprio di Tata, insomma, della vostra linea di prodotti che commercializzate. Ecco, ci può raccontare il suo brand? È conosciutissimo, è inutile dirlo, però insomma, il nostro pubblico è un pubblico molto attento, insomma. Ma il nostro marchio, appunto, Tata Italia, prende spunto dal nostro cognome, quindi Tatarella. Siamo commercianti da tre generazioni. Vendevamo prima calzature all'ingrosso, poi abbiamo iniziato ad aprire punti vendita e abbiamo iniziato a costruire, a sviluppare il nostro design assolutamente in Italia. E a collaborare con tante realtà, con tante aziende. Ormai produciamo comunque, diciamo, in mezzo mondo, però abbiamo ancora una quota rilevante di produzione in Italia. Costruiamo un prodotto contemporaneo, ci rivolgiamo comunque a tutta la famiglia. Sicuramente una scarpa confortevole, una scarpa al passo con i tempi, fresca, giovane, equilibrata nel prezzo. La consigliamo a tutti, sinceramente. Ora, qual è il progetto aziendale futuro? Insomma,
si guarda oltre l'Italia, si rimane per il momento in un fenomeno, diciamo, ecco, quali sono? All'orizzonte cosa c'è, dottore? Ma sicuramente consolidare un'azienda dopo 3 anni complessi, riprendere un attimino lo sviluppo, guardando come abbiamo sempre fatto anche all'estero, perché comunque noi sviluppiamo collezioni, le commercializziamo all'interno dei nostri negozi, ma le vendiamo anche a diversi partner internazionali. Quindi la politica è quella sempre di migliorare le linee e di sviluppare e di aprire il mercato, comunque diciamo a livello internazionale, come abbiamo sempre fatto. Quante sedi avete in Italia? Quante Quanti punti vendita? punti vendita, sì. Sì, attualmente sono 80 punti vendita, marchio d'identità. Complimenti, complimenti. Per concludere questa, diciamo, questo speciale, il Made in Italy, insomma, il Made in Italy, pensa che possa avere, diciamo, una ripartenza, insomma, ricordiamo gli anni 80, dove il Made in Italy era veramente il punto di riferimento mondiale. Poi c'è stato, diciamo, un momento di un freno, perché ovviamente da parte di altre nazioni, da parte di altri brand internazionali, una grossa concorrenza. Qual è il futuro del Made in Italy, dottor Tatarella, secondo il suo punto di vista? Ma il Made in Italy non morirà mai. Il Made in Italy è uno stile di vita. Il Made in Italy è rappresentato dall'italiano, che alla fine è una persona solare, allegra, ama la vita. E noi questo lo raccontiamo per mezzo di tutto ciò che gli italiani fanno, dal design, dalla moda, dalla gastronomia. Come ho detto prima, siamo unici al mondo nel turismo, no? Il nostro paese è più bello, ma non è solo bello, è bello stare in Italia, è bello stare con gli italiani, cioè si vive un'aria piacevole. È evidente che dobbiamo superare i momenti di crisi, perché quando c'è crisi si perde l'entusiasmo. Noi dobbiamo essere bravi a non perdere l'entusiasmo. Ecco, per concludere l'ultima battuta, abbiamo parlato del governo italiano, dei governi italiani, ma non abbiamo parlato poi di Europa, insomma. Ad esempio c'è stato adesso il PNRR, grandi investimenti, che però non si sono, diciamo, preoccupati del mondo produttivo, che è il motore, diciamo, è l'anima praticamente, diciamo, dell'economia non solo di un paese, ma di un continente. Ma che Europa è questa? È un po' miope sotto questo punto di vista, dottor Tatarella? Ma è evidente che l'Europa non è mai andata come, diciamo, chi l'ha fondata ha pensato che dovesse andare. Non si può stare all'interno dell'Europa con regole sempre differenti, dal costo del lavoro, immaginiamo alla Romania, alla Bulgaria, cioè noi siamo in Europa con regole diverse, Fiscalità diverse cose. diverse, regole Diverso il diverse, costo leggi del denaro, è diverse. diverso tutto. È come se si dovesse fare una corsa a 100, diciamo una 100 metri come corsa, uno parte 20 metri avanti, l'altro 5 metri dietro. Sembra questa, non so cosa ne pensa. Certo, ci vorrebbero regole identiche per l'Europa. Siamo in Europa, il denaro dovrebbe costare, cioè la Banca Europea dovrebbe dare la possibilità di far comprare il denaro nello Invece stesso c'è il identico famoso modo. spread, dove Cioè, diciamo differenza tra quello che è certo. il potenziale, diciamo, marco tedesco, il valore della moneta in Italia e via. Di certo i fondi del PNRR sono fondi fondamentali per lo sviluppo, per la ripartenza, però bisogna appunto pensare alle aziende, pensare a chi opera in Italia, a chi dà posti di lavoro. È un momento importante, quindi è fondamentale che qualcuno stia vicino alle aziende e se ne renda conto giorno per giorno. Tutto qui.
Bene, abbiamo terminato questo speciale, insomma, dedicato al dottor Giuseppe Tattarella. Ricordo il brand molto conosciuto d'Italia, Tata. Onestamente, ho comprato delle sue scarpe. Bene, E grazie. mi creda, ce le ho anche i piedi, mi sono trovato benissimo. Guarda, per Oh. motivi televisivi non li faccio vedere, ma lo dico con molta sincerità, mi sono trovato benissimo. Faccio veramente i miei complimenti personali. Oltre a questo, insomma, la ringrazio. Ringrazio molto il dottor Tattarella. Grazie a voi. Sicuramente lo incontreremo per le prossime puntate per parlare, ripeto, di imprenditoria, di attività produttive, un tema fondamentale, assolutamente fondamentale per questa nazione. Grazie a tutti, un saluto di nuovo e Grazie sigla ancora. alla prossima. Grazie. Grazie.